Diamo la parola quindi all'avvocato Perreca. Sì, ci dirà quello che ha da dire. Forse meglio l'altro microfono. Io ho già detto molto in passato, è tutto scritto in due delibere del Consiglio Comunale, e quindi potete andare su internet, sul sito del Consiglio del Comune. Io già ho detto molto in passato e ci sono due delibere di Consiglio Comunale dove potete leggerle e sono contenuti dati giurisprudenziali rilevati da sentenze del Tribunale di Napoli, del Tribunale di Venezia, relazioni scientifiche, sono tutte prove. Oggi quindi riassumo un attimino qualche punto. Innanzitutto ringrazio Anna Iliano e i consiglieri comunali che nel prossimo Consiglio Comunale si batteranno per la richiesta di messa in esecuzione della delibera numero 18 del 2008 che io ne fui il promotore e fu approvata però all'unanimità, quindi con il consenso di tutti. Rimane un atto ufficiale di grande importanza dal punto di vista amministrativo. Perché il Consiglio Comunale, l'Assemblea, prese atto di tutte queste denunce, li fece sue e si impegnò a metterli in esecuzione, ma di quei 10 punti nulla è stato fatto. Non è colpa certamente dell'ultima amministrazione, che non voglio difendere perché ho attaccato sempre tutte le amministrazioni comunali, perché è stata 7-8 mesi ed è alle prese anche con la raccolta differenziata. Infatti mi sono prestato io a far inviare uno sfratto dalla cooperativa Vigno, uno sfratto esecutivo con la forza pubblica, è stato rinviato e beh, questi sono danni dell'amministrazione precedente, però l'amministrazione attuale bisogna insistere e chiedere la messa in esecuzione, come già ha preannunciato Anna Iliano. Qualcuno mi chiede, ma è vero che ci sono dei rifiuti tossici a Bacoli? Nei giorni scorsi si è interessato di Bacoli anche la Current TV di Al Gore. Una mattina ho ricevuto una telefonata da una giornalista e mi hanno chiesto di venire allo studio, di intervistarmi ed andare sui luoghi. Io non ci credevo, visto cioè l'atto provocatorio che ho fatto a Zaia. Pensavo che fosse uno scherzo, ma sono venuti, mi hanno intervistato e andrà questa intervista su Sky a metà marzo. Gli stessi sono andati, pare, anche dal professore Marfella. Perché Bacoli? Bacoli perché i rifiuti che sono stati scaricati dal nord a Bacoli, di questi rifiuti se ne stanno occupando due tribunali, o meglio, il tribunale di Napoli se ne sta ancora occupando dopo l'indagine, voi sapete, l'indagine del PM Ribera, c'è cioè il processo va avanti dal 2006 e va avanti ancora, dovrà andare avanti ancora per lungo tempo. Nel frattempo invece nel 2006 è iniziato il processo a Venezia, al Tribunale di Venezia, nei confronti dei titolari di 3 società accusate di aver permesso di trasportare ingentissime quantità di rifiuti tossici da queste 3 società venete nella regione Campania, in particolare nella cava di Bacoli e Giuliano. Sono 3 società, la Nuova ESA, Eco Servizi Costieri e un'altra società, Eco Veneta SPA. Il Tribunale di Venezia, che si occupa da 20 anni di materie ambientali, li ha processati, i responsabili li ha condannati. La sentenza è stata impugnata alla Corte di Appello di Venezia, che ha modificato leggermente le pene perché è venuto meno il reato associativo, però tutti gli imputati sono stati ugualmente condannati con pene ridotte, ma i fatti sono stati accertati. Ci sarà, è depositata da pochi mesi, questa sentenza sarà certamente impugnata innanzi alla Corte di Cassazione. Gli imputati molto probabilmente avranno via libera perché interverrà una declaratoria di prescrizione nel frattempo, ma i fatti vengono accertati, sono stati accertati, i fatti rimangono per la legge, anche se ci sarà una sentenza di prescrizione,
I fatti rimangono accertati. Quali sono i fatti? Si parla di ingentissime quantità di rifiuti tossici venuti a Bacoli da Venezia. Il giudice veneziano chiedeva a un imputato: scusami, ma vuoi spiegare un attimo che significa ingentissime quantità? E questo si è fatto un po' i conti, ha detto: sono 6.000 camion di 10 metri di lunghezza, solo da una di queste tre società. Molti di questi rifiuti sono arrivati a Bacoli. Alcune montagne sono ancora sotterrate e sequestrate, la gran parte, secondo la Procura di Napoli, è stata riempiegata nell'edilizia, perché al momento del sequestro, nel 2003, effettuato dai carabinieri con la Procura di Napoli, hanno sequestrato anche un camion scoperto carico di miscela, rifiuti tossici e pozzolana flegrea. Quindi, secondo la Procura di Napoli, miscelavano e reimpiegavano nell'edilizia. Dice il professore Marfello: o nelle strade o nelle autostrade. E quindi per decenni ciò è avvenuto. Quindi questi fatti sono stati accertati e si parla di sostanze velenose, cancerogene, cadmio, creosoto, e quindi nella particolare pericolosità. Io sono stato, cioè poi da consigliere comunale ho abbandonato un po' perché, per tanti motivi, ma uno principale perché fui lasciato solo, ma per questo non ho abbandonato il senso civico. Quindi a dicembre ho interpellato Zaia, ho detto: i rifiuti tossici di Baia sono tuoi, vienili a ritirare. Ma non è soltanto la cava Lubrano, io mi sono trovato per puro caso con gli scienziati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Innanzitutto non dobbiamo dimenticare che l'Organizzazione Mondiale della Sanità, in correlazione con l'Istituto Superiore della Sanità, quindi con lo Stato italiano, ha redatto una perizia di cui poi a suo tempo il professore Marfella ci spiego e ci commento. Gli scienziati hanno detto, chi ha detto, l'hanno scritto, c'è un nesso di causalità fra la presenza di rifiuti tossici e l'incremento delle malattie tumorali. È un nesso di causalità. Quindi, ove ci sono rifiuti tossici, c'è un aumento delle malattie tumorali. Questo era il 2002, la cava Lubrano era stata sequestrata nel 2013, gli studi dell'OMS sono 2098, 97, 2002. Quindi io al tavolo con questi scienziati mi intrufolai, non mi volevano fare entrare, riuscivi, e chiesi al responsabile del Ministero della Sanità: scusate, ma voi non sapevate della cava Lubrano? No, cos'è la cava Lubrano? E gli diedi le carte della Procura di Napoli con tutti i sequestri di questi materiali. Scusate, voi avete fatto uno studio sui rifiuti a Bacoli, sui due laghi, infatti loro hanno pubblicato una piantina di tutta la regione Campania, dove il comune di Bacoli è al secondo posto, e Bacoli, c'è un puntino a Bacoli e ci sono poi due puntini che rappresentano i due laghi, Lago Fusaro e Lago Miseno. Dice: noi abbiamo studiato Bacoli perché ci sono i rifiuti tossici scaricati nei due laghi, Lago Miseno e Lago Fusaro. La mia domanda: dottoressa, ma dove sono le carte processuali? Da dove avete letto questa cosa? Questa mi risponde e mi dice: i servizi. Uno quando sente i servizi pensa ai servizi sociali. Dottoressa, i servizi segreti? Sì. E non poteva essere altrimenti, perché se no
Diversamente, professore Marfella, l'OMS ci deve spiegare da dove ha preso questi dati. Ce lo deve spiegare, se non è così. E quindi passo all'esame dei rifiuti tossici nel lago Fusaro. Da 44 anni è ancora in corso, oggi, ferma in Cassazione, una causa promossa dal Centro Ittico Campano contro la Legna, oggi Selex, per la moria di pesci, per risarcimento danni, per la moria di pesci nel lago. Si susseguirono 3 consulenze tecniche e fu emessa una sentenza, poi appellata e poi c'è ricorso in Cassazione. E di questo anche ne ho parlato in una delibera. Nel lago Fusaro, riassumo, ma è il caso che leggo qualcosa. Ma riassumo, nel lago Fusaro sia il Tribunale di Napoli, sia la relazione scientifica dell'Università di Napoli, questi dati poi dettagliatamente stanno nella delibera, sta soprattutto su internet, ma anche l'ARPAC, tutti hanno detto che ci sono rifiuti tossici nel lago del Fusaro, oltre che reflui urbani che scaricano in quantità che più volte ha anche denunciato il consigliere coraggioso della regione, ma è notorio. Nel lago Fusaro non è mai stato bonificato, ma si permette l'allevamento, o meglio l'ingrassamento delle cozze. Com'è possibile che l'ARPAC mi viene a dire il 2008, e voglio leggere quantomeno i dati dell'ARPAC. Lasciamo stare quindi la sentenza del Tribunale, lasciamo stare la relazione scientifica dell'Università, ma l'ARPAC, quello che classifica le acque per la coltivazione e l'allevamento delle cozze, quindi lo stesso istituto pubblico, dice nelle acque, questa è la relazione annuale dell'ARPAC sullo stato ambientale del lago Fusaro, 26 marzo 2008, stato ambientale del lago Fusaro risulta essere scadente. Con la presente si allerta i sindaci dei comuni di Bacoli e Monte di Procida sulla necessità di adottare con la massima urgenza tutti quei provvedimenti e di attivare con pari solerzia tutte quelle procedure utili a migliorare in misura significativa lo stato ambientale del medesimo corpo idrico. Nel lago Fusaro è stata rilevata sia presenza di PCB che concentrazioni di IPA superiore ai limiti previsti dal decreto legislativo 152. Le analisi nelle acque del lago in data 12/2007 hanno evidenziato solo nel punto posizionato al lato destro dell'impianto di mitili sia presenza di salmonella che di PCB. Nei campioni prelevati in data 15 marzo 2007 tutti i valori dei parametri rientrano nei limiti di legge ad eccezione dei seguenti metalli: arsenico, piombo, cromo, nichel. L'arsenico in concentrazioni superiori al limite previsto dalla legge è con buona probabilità di origine naturale, tenuto conto delle caratteristiche vulcaniche dell'area flegrea, mentre il piombo, il cromo, il nichel in concentrazioni superiori ai limiti del DM sono sicuramente di origine antropica e potrebbero essere dovuti all'immissione di scarichi industriali non opportunamente trattati. Lo stato ambientale del lago Fusaro risulta essere scadente. Questa è l'ARPAC. La stessa ARPAC autorizza per allevare cozze. E quindi quando mi trovai alla conferenza stampa alla Regione Campania il 27-28 dicembre per la questione di Zaia, il giornalista della RAI mi provocò e mi disse: avvocato, ma i cittadini di Bacoli che facevano quando vedevano scaricare i camion nella cava Lubrano? E io risposi: i cittadini di Bacoli pensavano che fosse Pozzolana. Ma cosa facevano invece i controllori, cioè cosa faceva l'ARPAC? Allora, controllava o non controllava? Quel momento la signora Leonardo si arrabbiò. Ma nelle carte processuali, ed ho finito,
infatti finì la conferenza dopo questa mia dichiarazione. E le carte processuali del processo per i rifiuti tossici che primo menzionato, a un certo momento dice, nelle carte processuali si legge, in contraddizione con quanto puntualmente e coerentemente accertato emerge un precedente sopralluogo effettuato solo qualche giorno prima del sequestro da diverso personale dell'ARP